a tutti ragazzi, sono Dav e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi andrò a raccontare la mia esperienza straordinaria, forse una delle più emozionanti della mia vita a Romix di Roma. Volevo innanzitutto, prima di partire con il video ragazzi, ringraziare tutte le persone che mi hanno fermato, mi hanno chiesto una foto, mi hanno stretto la mano o semplicemente mi hanno detto davvero tantissimi complimenti. Di cuore veramente vi ringrazio ragazzi. Volevo dirvi che se avete appunto le foto potete benissimo taggarmi sul mio profilo Instagram Dav93, quindi per chi ancora non mi seguisse lo faccia. E se siete tra quelli che appunto hanno fatto una foto con me, taggatemi senza problemi ragazzi. Altra piccola cosa ragazzi, il 21, il 22 e il 23 di questo mese, quindi di aprile, ci sarà il Torino Comics. In realtà credo di essere uno dei partecipanti, ancora non è nulla di confermato ragazzi, però vi incomincio a dire appunto che potrei essere presente. Mi raccomando, trovate in descrizione il link della fiera se siete interessati a partecipare, quindi per chi è di Torino, comunque delle zone piemontesi, naturalmente ci vediamo lì al Torino Comics. Ok ragazzi, partiamo con il video. Intanto nel momento in cui parlerò vedrete anche diverse clip, i video che sono stati fatti sia da me sul palco che da Mirko, il fratello di Fuse, a bordo palco, diciamo così. Cosa abbiamo fatto quel giorno? Era innanzitutto domenica, il mio secondo giorno di fiera, visto che ho fatto anche sabato, e ci hanno detto appunto dietro del backstage che saremmo dovuti salire sul palco all'incirca per un'ora per appunto fare delle partite di FIFA, commentarle e naturalmente presentarci prima di fare tutto ciò. Siamo saliti, come avete visto dalla clip all'inizio video, in 5-6 youtuber. Eravamo io, Talox, Fuse e GG Clash. Gli altri sinceramente ragazzi non li conoscevo. E abbiamo fatto le nostre presentazioni all'incirca un 10-15 secondi a testa col microfono per scaldare un po' il pubblico e per appunto farci conoscere a chi non ci seguisse. Dopodiché siamo rimasti sul palco, appunto questi quattro che ho appena detto, io e Fuse in vesti di commentatori sportivi, mentre Talox e GG Clash si stavano sfidando appunto nella partita di FIFA. Noi appunto eravamo schierati dietro di loro e commentavamo tutta la partita fino al 90esimo, dove ci siamo appunto dati il cambio. Dopo questa esperienza alla Piccinini e alla Caressa da parte mia di Fuse, ci siamo ufficialmente seduti sulle postazioni per giocare la partita. Abbiamo disputato un Lazio-Roma veramente da lecchini proprio della folla, visto che naturalmente essendo in casa la maggior parte delle persone tifavano appunto Lazio e Roma. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto sta partita che si è conclusa sullo 0-0 al primo tempo, e dopo abbiamo pescato un ragazzo fortunatissimo, tra l'altro, perché eravate tantissimo, avete visto dai video, che ha preso il mio posto e ha giocato il secondo tempo contro Fuse. Poi non vi spoilerò il risultato, credo che farà un video a riguardo Fuse, quindi andate sul suo canale, iscrivetevi se ancora non lo siete. Abbiamo fatto veramente ragazzi tantissime foto con voi, abbiamo io sono rimasto senza parole perché non pensavo che mi fermassero davvero così tante persone, ma soprattutto il palco ragazzi è stata l'esperienza più incredibile delle fiere che io abbia mai fatto, e mi è stato veramente un piacere condividerla soprattutto con gli altri tre ragazzi con i quali siamo stati tra virgolette più a contatto. Vabbè, Fuse che ormai conosco veramente molto bene, Talox che anche lui conosco, e Gigi che ho avuto il piacere di conoscere direttamente a Roma, già conoscevo come youtuber non però di persona. Quindi veramente ringrazio loro in particolar modo, ringrazio tutti gli altri, e un ringraziamento soprattutto a Brazzo che mi ha dato veramente una grossa mano a gestirmi un po' all'interno della fiera, dietro al backstage, mi ha anche accompagnato in macchina, quindi grazie ancora Maurizio. E che dire, quindi questa è stata la mia esperienza. Abbiamo fatto veramente tantissime cose insieme, ho fatto anche diversi video ragazzi, arriverà un draft con i cosplayer nei prossimi giorni, quindi assolutamente non potete perdervelo. Se non siete iscritti al canale, che dovete fare? Andare sotto ad iscrivervi e lasciare naturalmente un bel mi piace. Fatemi sapere qua sotto nei commenti ragazzi se vi è piaciuto questo clip, forse erano un po' poche, ma è quello che sono riuscito a trovare in giro e che mi sono fatto inviare appunto da Fuse. Che dire, commentate qua sotto se avete fatto anche voi questa esperienza del Romix, e vi ricordo, come vi ho detto prima, di taggarmi su Instagram con tutte le foto che avete fatto con me. Ragazzi, io vi saluto, grazie veramente ancora, ci vediamo con un prossimo video, mi raccomando, io vi saluto. Bella!